Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Velocissimo video su i regali che ho ricevuto. Velocissimo perché ho ricevuto pochi regali perché, come vi ho detto nel video dei regali che ho fatto, insomma, noi abbiamo per lo più abolito i regali tra gli adulti. Però qualcosina ho ricevuto e ho ricevuto dei prodotti, insomma, da farvi vedere. Allora, innanzitutto vi faccio vedere delle cose che non sono dei prodotti. La suocera di mia sorella mi ha regalato queste presine. Mi ha regalato anche un'altra cosa, però queste sono veramente carine, le userò come sottopentola quando porto le cose a tavola. Mia mamma mi ha regalato i calzini che ho già scartato di Playboy, che sono un po' lunghi, eh. Di solito porto le calze molto più corte, però sono veramente veramente carini. Vedete? Poi quella cosa che mi ero preso io, faccio vedere, la cavolatina che ho preso da quel sapone, l'ho messa qua. Fantastica. E un po' raffreddato. Allora, invece, i prodotti veri e propri che ho ricevuto un bagno doccia rilassante di Yves Rocher alla mandorla con estratto di mandorla e fiori d'arancio da 400 ml ed ha una profumazione fantastica. L'ho già utilizzato. Allora è esattamente la profumazione che aveva il bagno doccia ai fiori d'arancio di Bottega Verde, che Bottega Verde non fa più purtroppo. È molto molto buono. Non è particolarmente idratante, anche se come tutti i bagno doccia di Yves Rocher o Yves Rocher ha il succo di aloe praticamente abbastanza alto nell'INCI, quindi però la profumazione è spettacolare. Buonissima, buonissima. Veramente. Poi mia sorella invece ci ha regalato della Fitorelax, che è una marca che comunque io apprezzo tantissimo, della linea Quella Uomo, uno shampoo doccia post-sport con estratti di guarana e ginseng, quindi l'ideale proprio per la palestra piscina perché questi sono comodissimi. Ed è anche molto delicato. Ora non so se riesco a farvi vedere l'inci, ma no, però sono fatti bene questi prodotti. E poi un trattamento pre e after barba. Anzi, eccolo qua: balsamo pre post rasatura con aloe vera e vitamina E. Ed è una confezioncina da 75 ml. Eccola qua, quindi si può usare sia come balsamo pre-barba oppure come dopo-barba, quindi è comodissimo anche per il viaggio. E a quanto avevo capito, invece, per chi tiene la barba lunga, la può utilizzare anche per curare la barba lunga, cosa che non mi riguarda. E poi ci ha regalato, sempre mia sorella, questo della Fitorelax, sempre la Fitorelax, Bio Fitorelax. Questo è un prodotto che io avevo già provato, col quale mi sono trovato abbastanza bene, ma è un prodotto abbastanza costoso. C'è un gel detergente purificante viso certificato ICEA all'aloe vera con estratto di salice bianco ed ha una confezione veramente. Sa che c'è anche un campioncino? No, c'è il catalogo, diciamo, perché fanno tutta una linea di questa pelli miste impure. Ed è anche una bella confezione perché sono 200 ml, una confezione molto pratica. Tant'è vero che io adesso ho sia questo che questo che mi ero comprato all'acqua e sapone, questo della Bioethic Uomo di Deborah esfoliante, che ero curioso di provare. E quindi penso che userò questi perché in realtà volevo comprare, fare degli ordini online o comprare in giro, volevo vedere dei prodotti con cui iniziare il 2019, dei prodotti buoni con cui mi ero trovato bene, divisi per categorie tipo detergente corpo, detergente viso, crema corpo, crema viso, cose molto basiche, cioè l'essenziale, però appunto prodotti che avevo utilizzato già in passato con cui mi sono trovato bene da consigliare. Però credo che il detergente viso lo salterò perché ne ho già, a parte sto consumando ancora quello di
Vabbè, quello non è che mi piaccia molto, quello di acqua alle rose, che non è, e c'ho ancora il sapone, però insomma ho questi, quindi non credo che ne aggiungerò un altro perché sto un pochino in decluttering, cioè voglio tenere abbastanza pulito il bagno. Niente ragazzi, questi erano i regalini, ancora tanti auguri, non so se riuscirò a fare un video prima di Capodanno, quindi eventualmente buon fine, buon inizio.